Ciao amici, è da tanto che non pubblico un video, di questo me ne dispiace, però ho avuto molte cose da fare e per scusarmi voglio rispondere ad alcune domande che mi avete fatto sotto nei video oppure su Instagram. Vedo che qui continuiamo a crescere, che mi commentate e questo mi fa molto piacere e che l'obiettivo per cui ho aperto il canale è proprio quello di aiutarvi a capire se il Border Collie è un cane che una razza che fa per voi, per la vostra famiglia e di questo ne sono molto contenta. Infatti vedremo anche nelle domande. Allora, infatti, uno che lavora, allora questo Anto, non so se è Antonio o Antonella o cosa, 85, uno che lavora e sta via dalla mattina e parte alle 4 e torna alle 2, è sconsigliato? Allora, che stia a casa dalle 4 del mattino fino alle 2, cioè è sconsigliato, nel senso che il cane ha bisogno di uscire, di fare delle passeggiate. Quindi, se prende in considerazione l'idea di affidarti a un dog sitter oppure a un asilo per cani che faccia mezza giornata, te lo viene a prendere per dire alle 8 e poi te lo riporta alle 2 quando tu sei a casa oppure che tu vai a prenderlo. Allora quello sarebbe un'alternativa, quindi è consigliato. Questo sta a te scegliere, decidere, insomma, vedere un po'. Spero di aver risposto. 4 passeggiate al giorno, ma per chi lavora non è consigliato? Questa è la risposta è simile a quella di prima. Cioè, se tu vuoi un border collie, che però se stai via dal mattino fino alla sera, il cane ovviamente deve uscire fuori, fare le passeggiate così, o ti affidi a un dog sitter oppure a un asilo per cani. Perché ovviamente il cane non può stare a casa tutto il giorno, cioè. Poi da border collie, cioè da uno che possiede un border collie, ti posso dire che il cane incomincia a voler fare, anche io quando l'Ashanti per dire fa caldo, come adesso che fa caldo, lei comunque vuole uscire, ha voglia di andarsi a fare una passeggiata, anche soltanto di 10 minuti o un quarto d'ora, però ha voglia proprio di farla, quindi è proprio un bisogno che hanno di movimento. Quindi ti consiglio o il dog sitter oppure affidarti a un asilo per cani. È molto facile insegnargli il richiamo. Allora, quando è cucciolo, da subito meglio insegnarglielo. Non è difficile, nel senso se sai le giuste, cioè se sai la tecnica giusta, non è difficile, no? Ho un programma di fare un video, quindi adesso vedo un po' di organizzarmi, così lo faccio e poi lo pubblico e vedrete che vedrai che non è difficile. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Ah, poi su Instagram le avete fatte. Ciao, Shanti è un border collie? Sì, è un border collie. Mi sto prendendo un border collie. Secondo te faccio bene o lo dovrei prendere in negozio? Ah, chiede se è meglio comprarlo in allevamento oppure in negozio. Allora, io consiglio sempre di prenderlo in allevamento perché così vedete la mamma e il papà. E vedete il carattere, se si fanno accarezzare, se sono socievoli, vedete molte cose che poi è comunque, visto che comunque il cane è anche genetica, saranno così anche cioè il vostro futuro cucciolo. Quindi io consiglio sempre di prenderlo in allevamento, di andare anche a vedere più allevamenti nella vostra zona. Se volete poi un consiglio scrivetemelo pure anche su Instagram oppure sotto nei commenti. Ciao, anch'io ho una cucciola di border collie, condivido appieno il tuo video, 5 motivi per non prenderlo. Ottimo, bravo. Ma la tua rincorre le ombre? No, ma so che alcuni cani hanno paura, che incominciano ad abbaiare alla propria ombra. Succede, poi è questione di abitudine e poi non avranno più paura.
Oppure nel tuo caso rincorrere le ombre, anche lì, questione, tutte questioni di abitudine, tu non farci caso e vedi che poi gli passa. Se lavorate dal mattino fino alla sera, il border collie non è un cane che va per voi, comunque lui ha proprio bisogno di continuamente fare esercizio, non solo fisico ma anche mentale, quindi di imparare tante cose nuove, esercizi, poi di stare anche proprio con voi, con la famiglia. Quindi per le persone che lavorano dal mattino fino alla sera io lo sconsiglio. Quanti anni ha Shanti? Allora, Shanti ha 3 anni, l'ho presa quando aveva 2 mesi, sono andata all'allevamento quando aveva 10 giorni, quindi proprio l'ho vista proprio piccola piccola, poi sono andata più volte proprio per vedere la crescita, come cresceva tutto quanto, i genitori, tutto quanto. E poi a 2 mesi sono andata su a prenderla. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, vi è stato utile. Se volete farmi altre domande, scrivetemelo pure nei commenti oppure scrivetemi anche su Instagram come preferite. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un altro video. Ciao!